Grazie mille. Bello, quello che è il sentimento che in questo momento mi coinvolge di più è proprio questa sensazione di bello, è emozionante, sono veramente emozionato e questo è un segnale positivo perché quello che facciamo, il nostro lavoro, il mio lavoro, è quello di emozionare, quindi quando lo avverti in prima persona poi è più facile anche trasmetterlo a tutto l'ambiente e a tutta la piazza, a tutti i tifosi e alla mia società. L'augurio di fare un rapporto duraturo è il primo obiettivo, fondamentalmente. C'è piena sintonia con la società, un programma nuovo. Dopo 3 anni alla guida della famiglia Fedeli, la San Benedettese ha fatto risultati straordinari e questo ci deve dare lo stimolo di fare sempre meglio, di andare sempre oltre le difficoltà. Questo non vuol dire vendere fumo, non vuol dire fare grandi proclami, ma fare il passo secondo la gamba e con grande umiltà incominciare. E oggi veramente si comincia, questo mi rende molto orgoglioso, molto felice. Sì, grazie. Diceva proprio l'amministratore delegato Andrea Fedeli, un lungo inseguimento è stato nei suoi confronti e finalmente lei è arrivato a San Benedetto. Lo dicevo ogni anno, poi ogni anno non è andata come doveva, però diciamo intanto è diventata realtà questa nuova esperienza a San Benedetto. Sì, ci sono stati degli avvicinamenti e anche in passato e questo fa piacere perché c'è sempre stata stima reciproca. Però evidentemente i tempi non erano maturi per lavorare insieme. Probabilmente il nostro percorso a volte è stato considerato parallelo, no? Siamo partiti tutti dalla serie D, tutti dai dilettanti, facendo la gavetta, e siamo cresciuti la San Benedettese attraverso un percorso, io attraverso un altro percorso, ma molto simili. Quest'estate è arrivato il momento di mettere insieme le nostre esperienze, cercando di portare avanti ancora di più il nome della San Benedettese. Non sarà facile, perché di facile non c'è niente, però ecco, c'è la soddisfazione di aver trovato un punto d'incontro su una programmazione, su una voglia di scommettere anche con noi stessi, su una squadra giovane e comunque una squadra che vorremmo fosse competitiva, ecco. Questa di San Benedetto è sicuramente un'esperienza forte per un ambiente totalmente diverso da quelli che lei ha frequentato. Che tipo di impatto ha, quali tipo di preoccupazioni potrebbe avere questa nuova situazione a cui lei andrà incontro? Ma più che preoccupazione è il sentimento che ho detto prima, è emozione. Emozione perché è una piazza importante, è uno stadio importante, è una tradizione importante, anche se Pesaro, Gubbio hanno comunque una tradizione importante perché hanno fatto campionati di Serie C, prevalentemente la Vispesaro, il Gubbio, io sono subentrato dopo pochi anni che avevano fatto la B, quindi c'erano grandi pressioni, grandi attese, però credo che San Benedetto sia un qualcosa che va al di là di pensieri, preoccupazioni o ti conviene o non ti conviene, è qualcosa di emozionante. Molte volte le decisioni le devi prendere anche per quello che avverti, l'adrenalina, la sensazione che ti trasmette anche la proprietà. Quest'estate c'è stata la volontà da parte della famiglia Fedeli di portarmi a San Benedetto e questo ha fatto la differenza. Poi dietro c'è un qualcosa di molto grande, molto stimolante e molto emozionante che ti lascia dietro le preoccupazioni. In questo momento il sentimento forte è l'emozione e la voglia di partire. Poi i problemi arriveranno, le preoccupazioni arriveranno, però oggi devo essere sincero, non le avverto, no. Diciamo, al di fuori dall'ambito territoriale, perché lui è stato uno di Cuca, ma il resto
e sono stati tre: Volturo di Otalevi di Senigallia, Giovanni Mei di Fano e Saordini di Ancona. Lei ha un pedigree molto migliore di tutti gli altri, quindi noi, per noi le attese sono tante. Beh, questo mi rende orgoglioso, perché comunque se c'è aspettativa nei miei confronti è perché il mio percorso mi ha portato a dimostrare dei valori. Il mio obiettivo è quello di trasmettere la mia idea di calcio, la mia professionalità, la mia serenità alla squadra, ai ragazzi, e di conseguenza coinvolgere tutto il pubblico, tutti i tifosi ed emozionare. Ecco, questo è un pochino l'obiettivo. Poi i trascorsi storici mi rafforzano ancora di più, perché se ho un pedigree migliore di chi mi ha preceduto come allenatore marchigiano sulla panchina della Samanettese, ovviamente mi stimola ancora di più. Grazie a lei. Prego. Daniele Bollettini, Gazzetta Rossoblu. Che obiettivi, che ambizioni le ha trasmesso in questi primi giorni la società? Ben ritrovato, ci siamo sentiti telefonicamente. Ma noi non ci siamo posti degli obiettivi, e c'è stato un cambiamento, e abbiamo visto che nella nostra categoria, nella Serie C, ci sono tante società blasonate che rischiano di non iscriversi, molte che sono in difficoltà. Io credo che questa società abbia fatto un ragionamento giusto e logico. È inutile fare il passo più lungo della gamba e magari portare avanti un progetto per poco tempo, e questo mi ha coinvolto, mi è piaciuto molto questo discorso. Ci sono dei rischi, perché i giovani non sai mai dove ti possono portare, però sono dei rischi che noi abbiamo calcolato, e non sarà sicuramente una squadra completamente giovane, però dovremo avere pazienza per farli crescere e per dare continuità a questo progetto, e questo secondo me è qualcosa di veramente bello, stimolante. Ben ritrovato. Grazie anche a lei, mister. L'avvocato Gianni, parlando in settimana, ha detto che la Samba che verrà sarà una Samba affamata di calcio, una Samba che giocherà cercando di imporsi. Questo è quello che chiederà, a qualsiasi modo lo sia, al suo ragazzi. Sì, si riallaccia un pochino al discorso di prima. E questa è l'adrenalina che mi ha trasmesso la società. Non è andata dietro a nomi altisonanti, non è andata dietro a facili proclami, però ha delle caratteristiche ben precise: giocatori che hanno voglia di mettersi in discussione, giocatori che vogliono dimostrare tutto il loro valore, giocatori che vengono a San Benedetto con l'umiltà di mettersi in gioco e in discussione, perché credo che affrontare un campionato con la maglia della San Benedettese addosso deve essere accompagnato da grandissima umiltà. Anche se magari non si ha uno storico con, non so, 200 partite in Serie B o 300 partite in Serie B. Forse quello è un aspetto che noi vorremmo evitare, ma non perché non sono utili alla causa, ma perché proprio vogliamo trovare quelle motivazioni forti che ci possano portare a un rendimento non tanto al 100%, ma anche al 120%. E quello lo puoi ottenere solo con grande determinazione, grande fame e soprattutto con grande umiltà. Benedetto Marinaggi, Corriere Sport. Buongiorno. Buongiorno. Allora, torniamo un po' indietro, nel senso, qui i playoff lo scorso anno hanno, diciamo, galvanizzato l'ambiente. Non teme che il risultato ottenuto nella passata stagione possa in qualche modo influire, dando troppa pressione psicologica alla squadra giovane come quella di quest'anno? Se guardiamo il risultato finale, sicuramente, perché se andiamo a vedere ci viene tutto contro, no? Un terzo posto in classifica, un playoff lungo, importante, e quindi sotto l'aspetto del risultato diciamo che c'è un po' tutto da perdere, però io credo che nel calcio siano importanti i risultati e molte volte fondamentali, però essere schiavi dei risultati credo che ti porti in un vicolo cieco. Questo è quello che pensa la società e, devo essere sincero, penso anche io. Noi vogliamo costruire un qualcosa, non sappiamo se possiamo migliorare
la posizione dell'anno scorso, se possiamo pareggiare la posizione dell'anno scorso, però sappiamo che vogliamo dare continuità a un progetto e attraverso il lavoro, attraverso magari un pochino più di equilibrio, attraverso magari un pochino più di serenità, perché questo ci può dare continuità. Anche quest'anno è stato cambiato tanto, i giocatori sono tantissimi nuovi, però hanno tutti una grande voglia di cominciare e di mettersi in gioco. Non credo che lo specchietto dei risultati dello scorso anno debba influire, me lo auguro perlomeno, e lavorerò anche su questo in ritiro da domani, influire il rendimento nostro il prossimo anno. Non è perché l'anno scorso magari la prima di campionato giochiamo con una squadra che l'anno scorso la San Benedettese ha superato 3-0, allora devi per forza superarla 3-0. Andrebbe bene anche 1-0 fondamentalmente. L'obiettivo è superarla, è esprimere un buon gioco e divertire la gente che poi verrà allo stadio. Giovanni Vigliardo.it, buongiorno e ben arrivato. Grazie mille, buongiorno. Visto quello che è stato un po' il concetto della società, cioè di rinnovare tantissimo, dando spazio a molti giovani. E io, non perché ho delle cure su un giocatore particolare, ho seguito per il campionato d'eccellenza Matteo Pinnozzi, che la Samba ha seguito, e che lei ha avuto, mi pare, a Gubbio. Ecco. Sì. Qualcuno ha detto potrebbe essere un salto troppo grande, anche perché era un ragazzo che qualche anno fa fu scattato dall'Ascoli e qualcuno se ne è pentito. Quest'anno ha fatto 28 gol, penso che sul campo abbia dimostrato di avere qualcosa. Lei può dire per quel poco che l'ha avuto qualcosa riguardo di questo ragazzo? Sì, io Matteo lo conosco bene, lo conosco soprattutto come persona, perché come giocatore poi spesso e volentieri i ragazzi quando escono dalle primavere delle squadre di Serie A, Serie B, escono da un settore giovanile, confrontarsi con il calcio vero, con delle esigenze diverse, no? Mi spoglio accanto a un giocatore che è fondamentalmente è il suo lavoro, per me è la prima esperienza, quindi trovare un certo equilibrio, una certa maturazione non è facile, è bravo chi la trova più velocemente possibile. Alcuni giocatori la raggiungono attraverso altre esperienze. Matteo ha fatto altri 2 anni, se non sbaglio, tra Serie D e Eccellenza. Potrebbe essere l'anno buono, potrebbe aver fatto tesoro di queste esperienze nei dilettanti e proviamo a dargli la possibilità. Poi sono i giocatori che ci diranno se abbiamo fatto bene o meno. Il mio obiettivo è quello di metterlo sicuramente, oltre lui, tutti i ragazzi nelle migliori condizioni possibili per dimostrare le loro capacità. Poi noi tireremo le somme e vedremo se saranno all'altezza di San Benedettese oppure no. Ecco, però noi ci crediamo, sono state fatte operazioni perché crediamo in questi ragazzi e il mio obiettivo in questo momento è di prepararli al meglio, per dargli la possibilità. Poi più possibilità arriveranno, più cresceranno e più saremo contenti. Se non fosse la strada giusta, correremo ai ripari, fondamentalmente è il rischio del nostro lavoro. Ecco. Grazie. Ben ritrovato. Domande tecniche ne ho avute tante, no? La mia è più che altro una curiosità, però secondo me è una curiosità utile, no? Lei cosa ne pensa del silenzio stampa? Perché secondo me il silenzio stampa è un mezzo che quasi mai è utile, perché fa arrivare agli sportivi spesso notizie distorte. Nello stesso tempo impedisce al protagonista di chiarire. Qui esuliamo un po' dal mio ambito. E non è, sì, sì, no, lei mi ha chiesto un pensiero, giustamente. Sì, per carità, bisogna capire perché poi è stato indetto questo silenzio stampa. Io, non conoscendo le motivazioni, faccio fatica a dare un giudizio dall'esterno. È un po' come criticare il lavoro o giudicare il lavoro di un allenatore in un'altra squadra. Dal di fuori si è sempre un pochino... non si conosce la reale motivazione, quindi si danno giudizi a volte anche senza avere poi le conferme. Secondo me si è abusato poi. Io questo non lo so. In alcuni casi ha premiato, in altri casi no, non c'è una regola. No, però mi viene da pensare come un po' il modulo, no? Si vincono i campionati del mondo con il 4-3-3, si vincono con il 3-5-2, si rincorre sempre qual è il migliore, no? In realtà tutti i moduli vanno bene, purché i giocatori stiano bene, siano allenati bene, siano messi bene in campo, quindi
ritorno indietro e dico preferisco rimanere nel mio orticello e fare al massimo e al meglio delle mie capacità quello che poi la società mi richiede. Quindi questa domanda penso che possa rispondere meglio o l'avvocato o il presidente. Quindi. Devo rispondere io con silenzio stampa? Prego. Direi rispondo io. Innanzitutto non credo che la società debba dare spiegazioni se indice o meno un silenzio stampa. Questo è quello che penso io. Se la società indice un silenzio stampa avrà i suoi buoni motivi e quindi probabilmente si è abusato fin troppo sulla San Benedettese, facendo uscire notizie non vere, facendo uscire notizie che potevano ledere in qualche maniera il buon nome dei tesserati, della presidenza e di tutti i dirigenti che lavorano per la San Benedettese. Io credo che ogni tipo di lavoro vada rispettato e sia nobile in quanto tale, però ci vuole un attimo di rispetto anche per chi sta da quest'altra parte. Quindi probabilmente il silenzio stampa indetto in un determinato momento può servire anche per ritrovare quella serenità interna senza far sì che tesserati o chiunque altro stia in pensiero. È un po' come il ritiro. Quando si va in ritiro è per trovare la giusta concentrazione. Si indice un silenzio stampa per far trovare la giusta concentrazione anche ai giornalisti. Io volevo fare due domande, una al mister e una alla società. Quella al mister, si è arrivati da un'annata dove si è giocato a 3 in difesa, lei probabilmente ritornerà a 4, credo, perché questo è un po' quello che lei ha fatto vedere nel corso degli anni. Quindi confermerà 4-3-3 o 4-3-1-2, che saranno un po' questi moduli. E poi volevo chiedere alla società che cosa ha chiesto al mister per questa stagione, considerato che nelle scorse settimane si era dichiarato che bisognava fare meglio del terzo posto dell'ultima stagione. Parto io. Sì, probabilmente, probabilmente partiamo con l'idea di una difesa 4, però credo che sia giusto da parte mia prima conoscere i giocatori che ho a disposizione. Andiamo in ritiro, sicuramente la prima settimana mi renderò conto meglio di quale può essere il ruolo e il modulo di questa squadra. La mia idea è quella di partire col 4-3, poi davanti o 1-2 o 4-3-3, però non nascondo che se la squadra e i giocatori stessi possono raggiungere un migliore rendimento giocando con un modulo diverso, ci deve essere da parte mia l'apertura mentale e l'intelligenza di metterli nelle migliori condizioni possibili, come ho detto prima. Quindi non è il modulo oggi che ci ha dato la strada definitiva. Partiamo con l'idea di fare una difesa 4, poi in ritiro lavoreremo per adottare anche un altro modulo, perché poi nell'arco dell'anno può essere utile anche nella stessa partita, nell'arco dei 90 minuti, a volte ti può essere utile anche passare a un modulo diverso per o recuperare un risultato oppure per mantenerlo. Ecco. Quindi partiamo con una difesa 4, però i primi giorni di ritiro mi diranno se è la strada giusta oppure cambieremo. La società, il mister, non ha chiesto assolutamente niente, anzi io ho aspettativa più che richieste. Io mi aspetto di lavorare a lungo col mister, anche perché il migliore interlocutore per una società è proprio l'allenatore, e cominciare a fare la squadra dell'anno successivo poco prima che finisse il campionato in corso è una cosa fondamentale, cosa che non mi è mai riuscita purtroppo in questi 3 anni di Samba. Quindi innanzitutto mi aspetto questo, poi è la società che dovrà completare questa squadra e renderla migliore di quella dell'anno scorso, e alla fine il giudice sarà soltanto la classifica finale all'ultima giornata. Luigi Capriotti e Carlino, buongiorno, ben ritrovato. Dove chiederà alla società qualche innesto, in che ruoli, e insomma cosa ha bisogno in fase di mercato, di chi ha bisogno in questo momento? Allora, quest'anno con la società di comune accordo, perché spesso si esce un pochino da quello che è il proprio campo, il proprio ambito. Nel confronto che ho avuto con il direttore sportivo, con Andrea Fedeli, con l'avvocato Gianni
con il presidente Franco Fedeli, più che nomi e ruoli abbiamo cercato le caratteristiche giuste per completare questo organico. E ad oggi non è completo, lo sappiamo tutti, ne è consapevole la società, però vogliamo andarla a completare rendendoci conto di quello che in questo momento abbiamo in casa, perché oggi possiamo pensare che ci manca una punta o ci manca un centrocampista o ci manca un difensore, poi magari partiamo in ritiro e dopo 10 giorni ci accorgiamo che uno di questi giovani che ancora non abbiamo un peso specifico concreto, ci rendiamo conto che magari è un giovane già pronto e di conseguenza magari prendere un giocatore esperto in quel ruolo lì, tarpiamo poi le ali a un giovane e questo noi lo vogliamo evitare. Non abbiamo fretta, abbiamo la serenità di poter decidere con calma da qui nei prossimi 15 giorni. Vogliamo prendere i giocatori utili alla nostra causa e nei ruoli fondamentalmente utili. Oggi, ripeto, possiamo pensare che manca un giocatore in un determinato ruolo, magari fra una settimana, 10 giorni, in quel ruolo lì magari siamo più che competitivi. Quindi con serenità andremo ad inserire dei giocatori, non è un segreto, il nostro obiettivo comunque abbiamo la finestra aperta, la lista over aperta, non per questo deve essere per forza completata, perché ripeto, se i giovani ci dimostrano di essere pronti, non dobbiamo per forza arrivare a 14, però ancora abbiamo 4-5 posti liberi, quindi se dovessimo andare a fare 4-5 operazioni nei ruoli giusti, questa Samanettese può prendere una sembianza particolarmente importante. Ringraziamo il mister. Grazie mille, grazie a tutti voi.